Ciao a tutti, mamma mia, è stata una Lucca veramente intensa e finalmente siamo arrivati alla fine, o meglio, mi piacerebbe dire così perché in verità è soltanto la fine del primo giorno e sembra veramente assurdo perché dopo 2 anni di stop ritrovarci in questa Lucca, in questa situazione con tutta questa gente è veramente una cosa incredibile. Siamo qui vicino all'uscita, vediamo che qui stiamo per chiudere il padiglione. E c'è ancora gente che sta cercando di entrare. Oggi la fila è stata veramente, veramente lunga. Non vedevamo mai la fine. Ci dicevano anche che c'erano vicoli in cui c'era gente che stava facendo la fila per il nostro padiglione e non sapevano quando sarebbero entrati. Questa cosa è veramente incredibile. Quindi siamo veramente, veramente entusiasti, però siamo stanchissimi. Questo è un dato di fatto perché oggi ci sono state tantissime attività nel nostro padiglione, abbiamo avuto tantissime persone che sono entrate, che hanno guardato le novità dello stand come Marshall, che oltretutto, sappiatelo, è andata esaurita completamente la variant cover per oggi e anche il pack. Poi abbiamo avuto le sessioni di firma con i nostri autori e ecco, guardate qua. Tutti i bigliettini, ma questi sono soltanto una parte dei bigliettini che abbiamo strappato per farli entrare a incontrare i nostri autori. Poi dovrò raccogliere da terra quelli che ho seminato, ma lo farò, prometto. E quindi è stato veramente intenso, abbiamo avuto il maestro Pagliaro, poi Mercandolfo e poi di nuovo il maestro Alberti. Ci sono state veramente tantissime persone in fila, ma ore e ore prima dell'inizio della sessione, perché avevano paura di non riuscire a trovare un posto e di non potersi far firmare la propria copia, quindi è stato veramente incredibile. La fila per One Piece, non potete immaginare che fila c'è stata oggi per One Piece, era quasi equiparabile a quella all'ingresso dello stand, incredibile. Ma quali sono i fumetti che hanno venduto più di tutti oggi? Ve lo state chiedendo? Facciamo una classifica? Penso che partirò dal terzo posto. Secondo voi? Secondo voi tra le novità? Allora, vi do un indizio. Prima l'ho nominata in un qualche modo, perché sto parlando di Mercandolfo, la nostra autrice di Sweet Paprika, che ha portato oggi in esclusiva il secondo volume della sua serie e infatti Sweet Paprika numero 2 è stato, questo è un 3 perché ovviamente è il terzo posto, numero 2 è stata la terza serie più venduta della giornata. Ma insieme a quello ovviamente abbiamo avuto tantissime persone che si sono affacciate per la prima volta alla serie, quindi hanno acquistato il numero 1. Anche ho visto persone acquistare la The Last, felicissima, ho detto io sono venuta a Lucca soltanto per prendere la The Last di Paprika. Ora passiamo al numero 2, anche qui vi ho dato un piccolo indizio prima, perché ovviamente, qual è? Quale sarà? Facciamo un rullo di tamburi. Marshall! Marshall è stata la seconda serie più venduta della giornata, abbiamo esaurito totalmente le variant cover, come vi dicevo, tantissime persone sono entrate per giocare alla nostra Cream Puff Mash In e hanno vinto tantissimi premi, ho visto persone andare via con tantissimi poster, non sapevo come definirli perché erano così tanti che veramente avevano le buste solo piene di poster. E stamattina addirittura, infatti è stato incredibile che questa cosa sia successa proprio mattina presto, hanno vinto una delle maglie dorate di Marshall, che ne abbiamo soltanto 4 in esposizione nella nostra machine. E quindi congratulazioni al vincitore, se ci stai guardando, complimenti. E ora passiamo al numero 1 di questa classifica, che vabbè, non penso ci sia bisogno di presentazione perché lì forse l'ho riuscita a intravedere se... O forse no, probabilmente perché ci sono io davanti, quindi non riuscite, però ve lo dico io, quella è l'area della fila di One Piece e quindi come avrete capito il numero 99 Celebration Edition è stato il primo fumetto per vendite della giornata e se posso dirlo penso anche dell'intera settimana di Lucca perché vedo persone entusiaste che temevano di non riuscire ad arrivare al loro fumetto. Perfetto, abbiamo qualcuno che sta scaricando cose proprio in questo momento, grazie per il sottofondo musicale. Detto questo, il primo fumetto della giornata e sono sicura che anche il 98 sia andato molto molto bene, perché ovviamente i due volumi sono unibili, quindi chi non... grazie che continuate a farmi da sottofondo. I due volumi sono componibili, quindi unendoli formano un'unica immagine, quindi chi non aveva avuto modo di recuperare il numero 98 sicuramente ci ha fatto un pensierino in questa Lucca. Poi abbiamo avuto tantissimi ospiti al nostro stand, tra cui per la terza volta, grazie ancora,
Abbiamo avuto Giada Robin, che è passata a trovarci in cosplay di Nico Robin, in una, è stata felicissima di fare una foto con il volume 99, con il nostro, la nostra grafica di One Piece sulla parete. E abbiamo avuto tantissimi altri ospiti, sono venuti a trovarci autori, sono venuti a trovarci giornalisti, ci sono tantissime veramente persone, quindi vi ringraziamo. Sicuramente davanti all'ingresso ci sarà ancora fila di persone che cercano di entrare e di questo siamo ovviamente felicissimi, però ho un po' il timore che probabilmente nei prossimi giorni sarà anche di più la gente, quindi io sono già stanca adesso e ho il terrore di quello che potrebbe essere nei prossimi giorni. Quindi niente, io vi auguro che questa Lucca sia veramente un augurio di ritorno alla normalità. Vi aspetto domani e nei prossimi giorni al nostro stand. Soprattutto il 31 ottobre vi aspettiamo alle 15.30 al Teatro del Giglio per il nostro spettacolo, perché quello è veramente da non perdere quest'anno. E spero di incontrarvi dal vivo tutti quanti finalmente e che questo sia soltanto l'inizio di una nuova e incredibile Lucca Comics. Ciao a tutti! Ma è un video? Certo che è un video! Ma dimmelo! Vediamo chi distoglie lo sguardo per primo. Sono abbastanza vicina adesso. Che bello ritornare in fiera. Ci siamo molto contenti. La paura. Stancante, ma grande. Poeta. Ci tenevo ad avere questa prima edizione. Poi qua avete anche la Variant, quindi una motivazione in più. Un po' uno scam che si deve fare 3 ore di fila per prendere gli altri numeri, però bella. Ci sta andando la Star Comics. Non c'è per caso un modo per passare avanti, ma spiga per buono. Sto in pensiero della fila. Quanto ci vuole? Più o meno. Un'ora. Di più? Oh signore. 2 ore. No, siamo all'8. All'8. 8? Sì, certo. Winter. Entrambe. Per ora reggo. Ci ha finito le due. Non mollare, tenere duro, che prima o poi entrate. Questa era ricca. Siamo arrivati. Allora. Mezz'ora. Mezz'ora. Ecco. Fate la coda, ne vale la pena. Abbiamo visto che... No, ne vale la pena, non è così lunga. Tenido caffè, tenido caffè. Devo io sposare!